Per esempio, no? E qui abbiamo tutte e due l'ironia tragica, no? Allora vedete che se ci piace è perché in realtà la tragedia mette in luce una dinamica che appartiene anche alla società capitalistica. Quindi che significa questo? Significa che un altro modo di stravolgere il marxismo è quello di intendere il ricondurre alla storia i fenomeni, come se questo significasse che una volta ricondotto un fenomeno, per esempio, alla sua matrice nel mondo antico, io gli ho tolta tutta la storicità. No, può essere dotato di un'altra storicità contemporaneamente, quella per esempio di riflettere un meccanismo profondo della società attuale. È come quando io prendo in mano, per esempio, un autore importante, fate conto Kant, no? Succede questa faccenda che io, per capire Kant, devo ricostruire il dibattito settecentesco in cui lui si colloca. Però sento che tutto questo necessario non basta. Perché? Perché Kant poi opera profondamente nell'Ottocento, allora devo andare a ricostruire il quadro ottocentesco in cui ha operato Kant. Ma anche questo non basta, perché Kant è estremamente importante nel Novecento. Allora si intrecciano storicità diverse, le quali poi andranno spiegate. Probabilmente c'è qualche cosa che consente al 7, 8, 900 di trovarsi d'accordo su un punto, e allora c'è una storicità in un altro senso, storicità nel senso che l'uomo appartiene alla società, ma la società non necessariamente cambia radicalmente da un'epoca all'altra, ci sono delle costanti. E allora quando tu hai detto storicizzare, non hai detto che una cosa che nasce nel Settecento ha senso solo nel Settecento e lì muore, manco per niente. Se è una cosa grossa, ha senso nel Settecento, nell'Ottocento, nel Novecento, eccetera, no? Questo è contro uno storicismo volgare, che era quello contro cui si appigliava sempre Mario Ronchi, no? E non capiva però che non c'era nulla con il marxismo. Va bene. Perché la figlia sente? E volevo citare anche un breve passo di Gellner. Gellner è un personaggio interessante perché questo è un cecoslovacco, che filosofo e antropologo, che partecipò alla resistenza antinazista, però diciamo dalla parte sbagliata, cioè partecipò insieme agli inglesi, non con le formazioni comuniste. E dopo la sconfitta dei nazisti, e lui se ne andò in Inghilterra, e quindi mantenne sempre un atteggiamento di critica verso il comunismo, e auspicava addirittura che il comunismo venisse abbattuto. Però è una persona di grande intelligenza e di grande onestà. Per esempio, a lui si deve uno studio formidabile sul neopositivismo, in cui lui mostra come il neopositivismo è né più né meno che la sanzione del punto di vista comune dell'uomo borghese, però della società capitalistica inglese, americana, no? E secondo, lui è uno che studia, che conosce le cose, e quindi per esempio fesserie su Marx non le dice, e anzi combatte le fesserie che vengono dette. Comunque, il Gellner dice in sostanza, in una sua opera pubblicata in Italia dal Mulino nel 1994, posto quello che dice Weber, ciò che ha reso il primo capitalismo così ordinato, sistematico, persistente, che gli ha permesso di accumulare ricchezza nello stesso modo così meticoloso e ostinato col quale Descartes cercava di accumulare verità, era la lotta, l'ansia, il dubbio all'interno.
all'interno della persona. Cioè quel discorso, no, sul senso di responsabilità, sul legame capitalismo, un certo tipo di tradizione religiosa, e appunto questo travaglio interno che comporta quell'impegno alla realizzazione del regime del capitalismo, e quindi che assicura poi alla fine al capitalismo di essere realmente presente sistematicamente a Gioia. Seconda la questione del paradosso della tragedia che dicevo prima. Altro punto, Marx sempre qua dice: per esporre le leggi dell'economia politica bisogna fare astrazione dalle frizioni, così come lo si fa nella meccanica pura. Frizioni che in ogni caso, che in ogni caso della loro, delle leggi, applicazione vanno superate. E dal testo si ricava che per Marx esistono due tipi di frizione. E il discorso in un certo senso è del tutto chiaro, no? Se io voglio sapere come funzionano certe leggi, prescindo da tutte quelle circostanze che possono ostacolarne il funzionamento. Una procedura normale. No.